Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Oggi scopriremo insieme le caratteristiche di una piccola e dolce razza dalle lontane origini. Oggi vi presentiamo lo Shih Tzu. Prima di iniziare però, ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un bel like. In questo modo aiuterai il canale a crescere e te ne saremo davvero grati. Lo Shih Tzu è una razza dalle antichissime origini cinesi, considerato all'epoca un animale sacro. Infatti veniva offerto in dono proprio agli imperatori cinesi. Questa razza è arrivata da noi in Europa solo negli anni 20, grazie ai viaggiatori che dall'Oriente lo esportarono per la prima volta in Gran Bretagna. Piccola curiosità, il suo nome tradotto significa cane leone, o anche cucciolo di leone, riferito proprio al suo pelo che, se tagliato, ricorda proprio quello di un piccolo leoncino. Per quanto riguarda l'aspetto, è una taglia piccola, caratterizzato da una corporatura molto compatta e massiccia. Da lontano sembra quasi una tenera pallina di pelo. Il suo principale tratto caratteristico è la sua buffa coda piumata a pennacchio. L'altezza prevista dallo standard della razza non supera i 20-27 cm, sia per i maschi che per le femmine, mentre il peso varia tra i 4,5 kg e gli 8 kg. Il suo pelo invece è lungo, dritto e fitto, così come il sottopelo che è morbido e abbondante. Le colorazioni del mantello possono essere di tantissimi colori, ma è molto apprezzato che abbia una macchia bianca sulla coda. Una particolarità di questa razza è che non perde pelo, per cui è una razza che viene consigliata proprio alle persone allergiche. Lo Shih Tzu è un cane che apprezza, anzi adora, la vita d'appartamento. Sappiate che passerà gran parte delle giornate rannicchiato sul divano, attendendo di essere coccolato da voi. Non soffre assolutamente la mancanza di un giardino, ma fate attenzione, perché è un cane vorace e poco propenso all'attività fisica, per cui le passeggiate giornaliere per lui sono importantissime. Il carattere di questo cane è molto sicuro di sé, dignitoso, affettuoso, ma a volte anche testardo. Ha un temperamento piuttosto estroverso, per cui ama stare in compagnia, sia della sua famiglia che con gli altri animali. Infatti apprezzerà molto la compagnia con altri cani e anzi, sarà un perfetto compagno di giochi. È consigliato come primo cane, nonostante un po' di testardaggine che può essere corretta dall'infanzia, è intelligente e semplice da educare. Ama la famiglia, i bambini e gli anziani. Verso gli estranei si rivelerà anche essere un buon cane da guardia. Non esiterà ad abbaiare e vi si dimostrerà subito diffidente. Questa razza ha un'aspettativa di vita dai 10 fino ai 14 anni, circa. Può comunque soffrire di alcune patologie come il disturbo respiratorio del sonno, l'ernia del disco e per ultimo ma non meno importante è necessario pulire sempre occhi e orecchie perché è un cane che tende a sviluppare facilmente infezioni in queste zone. Nel video di oggi hai scoperto le caratteristiche e qualche curiosità su un piccolo cane leone, lo Shih Tzu. Prima di scegliere il tuo amico a quattro zampe, vi invitiamo caldamente ad informarvi sulla storia e sulle esigenze di questa razza e di rivolgervi ad un addestratore che saprà sicuramente consigliarvi al meglio. Se questo video ti è piaciuto, ricordati di iscriverti al canale e commenta questo video scrivendo la prossima razza che vorresti vedere. Saremo felici di pubblicare altri video sull'argomento. Per oggi è tutto! Se hai imparato qualcosa di nuovo e ti è piaciuto questo video, lascia un bel mi piace per supportare il canale, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato per le prossime pubblicazioni. Da Mondo Cani è tutto, ci vediamo nel prossimo episodio, ciao!